Buonasera a tutti da Taco Market. Oggi sabato riprendiamo l'esplorazione in Giappone con Maps e continuiamo a vedere Yokohama. Continuiamo a vedere Yokohama, come trovato di Yokohama per la grande città, quindi sono varie cose a vedere, quindi ho trovato varie cose interessanti a vedere. Quindi continuiamo a girare con Yokohama. Allora, andiamo. Sono un po' tardi, cominciamo un po' tardi che c'è un po' in ritardo, comunque sono riuscito a fare la live. Quindi cominciamo tardi, insomma, riusciamo a farlo. Allora, comandi, vediamo se funziona. Comandi la chat. Ci sta un'oretta proprio più verso fino alle 9. Fino alle 10, 10:20, 10:30. Ah, questo comandi la chat. E dove buca social? Mi se volete iscrivere al canale, questo niente, basta cliccate sul pulsante di iscrizione sulla campanella, così sarete sempre aggiornati. E vi arriverà sempre appunto, le notifiche quando ci sono nuove live. E presto anche i video. E quindi iscrivetevi, questo è niente, basta cliccare sulla campanella. Poi se volete sostenere il canale potete fare più donazioni tramite stream, soprattutto come direttamente uno o l'altro, su entrambi i siti vai per fare donazioni a pochi spicci. Se volete sostenere quello che faccio potete fare più donazioni. E potete anche, se volete acquistare il mio book, trovate a 5 € su Amazon. E facendo queste cose potete sostenere quello che faccio. Gli altri social, vi volete qui al canale YouTube, trovate tutte le varie playlist, quindi tutte le polizie, vari argomenti abbiamo fatto, quindi parliamo di banca, ritorno da giapponese, cinese, giapponese, altro giapponese, lingua giapponese, per tutti i vari previsti. Più video che ho fatto in Tenerife, quindi c'è già ancora, questi video che ho fatto girando la provincia in bici, quindi vedendo un po' che migliorare, c'è di storici, insomma, interessante vedere anche come percorsi, anche salire, scendere, poi tutto, c'è un po' c'è tutto. Sì, sia per chi piace andare in bici, ma anche come spunto turistico. E poi trovate anche i video appunto del sabato, quando facciamo tutto questo live. E giriamo e scriviamo già qui su canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, dove sempre gli avvisi e scrivere tutto i link di dove faccio gli altri social, metto sempre sulla pagina Facebook. Anche stamattina ho messo il link, l'avviso che ho fatto andare stasera. Poi c'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram, dove trovare foto, cose di animali, TikTok, tutti i video, e vabbè. Mi tocco bene che c'è anche un tweet, quindi se volete contattare in modo diretto, usate, vabbè, bene. Iniziamo, dai. Veloce. Allora, iniziamo. Apriamo il browser e cominciamo a esplorare i qua. Come al solito la chat ce l'ho sull'altro computer, quindi intanto butto l'occhio, quindi magari se non rispondo subito perché ancora non ho visto il messaggio. E appunto, aprendo il browser c'è un sotto. Lo voglio sotto, quindi non vedo la chat. Ce l'ho sull'altro computer. Allora, apriamo, andiamo qua. Cominciamo sempre la panoramica della città di Yokohama e poi vediamo varie cose, insomma, ci va a vedere. Come ho detto, la città è grande perché è la seconda città del Giappone dopo Tokyo, quindi anche più grande di Osaka e di Kyoto, quindi. E sempre nella zona del Kanto, quindi vicino a Tokyo, proprio a confine con Tokyo. Anzi, confiamo con Tokyo perché c'è la città in mezzo. Da Tokyo e Yokohama c'è Kawasaki, Kawasaki. Dunque proprio vicino a pochi chilometri. Questo è Yokohama, forse già più famoso per il porto, il primo porto aperto all'Occidente, all'Ottocento, quando sono arrivati alla riapertura, perché prima già stati aperti prima, no? Fine 500, 600, quando già c'erano. Arrivati i portoghesi e gli olandesi, però poi un collegamento con Giappone verso Nagasaki, come sono lì. E comunque giù era il primo porto di Yokohama, la riapertura ci stavano fino cioè 1860 circa da sé. Allora, quindi adesso vediamo questo Yokohama. La storia tutta l'abbiamo vista la prima live, quindi l'abbiamo vista, non stiamo a ripetere. Allora, cosa vediamo oggi? Cosa vediamo? Vediamo, c'è qualcosa da vedere. Allora, questo è interessante, questo qua, museo. Andiamo museo. Allora, tanto abbiamo visto il museo del ramen, poi tutti i negozi sotto, ma in costruzione sotterranea, i ristoranti.
Questo è il cup noodles in Yokohama. Cup noodles sarebbero i cosi, siamo istantaneo, i wibato, che ci sono anche da dove vendere adesso, al supermercato. I wibato, i rami, ci mettiamo a fogata, certi c'erano anche proprio, adesso in Italia proprio ci sono, poi in Giappone ci sono cose che chiedono la mano qua sotto, se si scalda tutto il tema, diciamo, un coso timido che fa calore. E comunque noi insomma si trova queste wibato che ti apri, ci metti dentro la fogata, e poi aspetti, poi aspetta se qualche minuto, insomma, qualche minuto, ci aggiungi la salsa e tutto è pronto. Sempre così qua, ti faccio vedere, infatti, sono pari magico, insomma. Cupro. No, proviamo un po'. Questi qua, i vari batoni, le varie marche, insomma. Non ci sono varie marche. Questi sono i capi. Questi qua. Appunto, si mette dentro cose, vai. Lì si chiama più importante, più famoso. E si mette dentro l'acqua calda e dentro c'è tutto il rame. Il brodo, c'è le cose. Questi qua. Questi sono i capi. Andiamo a vedere se funziona. A vari gusti, no? Zona portuale, insomma, tra la destra, insomma, abbiamo segnato, lo vediamo, questo qua, Cup Noodles, museo di qua, poi c'è anche il parco di Tibete, vediamo, allora, vediamo un po' se c'è, museo tecnologia, museo a misura di bambino, su pensiero creativo, sui rami istantanei, su inventore, Momofuku Ando, questo è l'inventore di Momofuku Ando, il rami istantaneo, l'inventore di istantaneo, c'è qualcosa, qualche schermo in particolare, una matrica, si può fare una propria capo e trovata come c'è, 11 bene, 12 bene, vabbè, comunque c'è il negozio, parla di cose, poi come c'è, vediamo un po' le foto, vediamo le foto, vediamo le foto, a questo punto mi serve, palazzo, edificio. Andiamo dentro, cosa c'è? Qua c'è tutti i cosi, qua. Tutti i vari tipi di capi di nudo, che poi certi non sono nemmeni guardatori. Certi si trovano dentro le buste, che dopo lo apri e lo metti dentro il pentolino, proprio tu lo devi fare. Quindi sono dentro buste, tipo, buste di plastica, che lo apri, dentro c'è. Sempre compattato, sempre riutilizzato, dopo devi buttare dentro un pentolino, una guardata. Qua ci ti vai macchi, vai prodotti. E qua, capito? Questo è il fondatore dell'inventore. Vai verso l'acqua. Questo è l'inventore. È inventato questa cosa. Ha fatto in mezzo al passato, poi c'è, ha fatto in giro i soldi. Tutti i vari distributori automatici che si trovano in giro, poi nei negozi, insomma. È una cosa che gira tantissimo. Dato che è tanto anni che c'è, lo trovare su qualche anno. Si sono sia originali bellissimi, anche con la marchetta che ho fatto in Italia, fatte da aziende italiane. Che mi aggra che lo mangiare. 50 anni, 50esimo di stagione. Questa è la casetta, la faceva di costruzione, proprio quando il primo scritto che vendeva museo. Capo museo. E guarda, ti vai in barato, ti vai di più in barato, sai, vai i gusti, come ci sono. Qui uno può fare, si può fare proprio su, si fa su. Dove ci passi di peggio per mangiare, in questo museo. E qua, passi un po' per acqua, devo proprio come. E quindi le buste, come dicevo, c'erano le buste, no? Le buste, c'era la busta, poi mettevate il pentolino proprio con il suo qualcosa, l'acqua calda, poi inventavo proprio i barattoli, proprio di plastica, proprio. E con il coperchio sopra, che ci mettete la sosta, l'acqua, e aspetta che si scalda. Beh, la mia macchina, cioè, non mettiamo niente di che, ma sono interessante, le cose. Soprattutto per vedere qua tutte le varie differenze, le varie cose, anche a livello grafico, insomma, per chi fa quei lavori, il suo grafico qui.
a vedere se qualcuno anche te sa, le opzioni anche proprio dei disegni, cose, insomma, beh, anche vedo collezionistico, c'è cioè anche gente che colleziona proprio le etichette, insomma, i coperchi. Ok, vabbè, io questo c'è. Vai, ristorante, si mangia, questo è qua c'è cosa. Vai, vedute, ma questo è il museo. Vai, così è interessante. Non male. Ma poi qua c'era. Yokohama Cosmo World è sempre un parco di divertimenti. Vediamo se la ruota si vede, no? Vediamo che questo. Guardate che metto. Metto a posto i link, qua se non dimentico. Vediamo domani qua sotto metto tutto scritto quello che abbiamo visto. Allora questo qua. Il Cosmo, adesso lo apro. Poi giriamo un po' e vediamo anche. E parlo anche di quello che ho visto, questo cosiddetto interessante. Ho visto un po' di serie TV questa settimana. Vorrei parlare anche di una che mi piaceva molto. Allora, vediamo un po' questo. Programma Cosmo World. Programma Cosmo World. Il parco di Tibet. Una parte appunto cittadina. Vediamo cosa ci va. Grande parco di divertimenti, ruota panoramica delle grandi montagne russe, pettinari e velocità. Oh, sono due, la seduta e l'altra con le gambe sospese. Un po' deprimito, ora basta. Ma ho capito con le gambe sospese per quella rovescia. Perché ti fa stare la rovescia. Parco di divertimenti. Comunque chiude alle 2 di sera un po' così, ma 10 da seguito. Vabbè, adesso infatti posso aiutare. C'è qualcosa? Alla quale, quella qua c'è. Questa è un'altra parte. Ok, avviamo un po' il fondo. Metto questo. Vediamo le foto, quindi qua come ti vedi, dice stavolta. Volta panoramica. Stavolta magari dappertutto. Dopo c'è ancora quando sotto vacanze, periodo invernale, sotto Natale. Di solito fine novembre, quest'anno qua novembre, però sì. Tutto dicembre e fine gennaio. Un paio di mesi sono proprio. A Piazza Cavour, avete. La volta panoramica, un po' di anni che fa. Piccola, non è tanto grande, adesso porto la mano, la vedi, ma se su in cima vedi tutto da mare a mare, che si vede che è ancora l'unica città in Italia che si vede il mare da due parti, quindi si può vedere sia il sole che sorge che il sole che tramonta sul mare, e la città è messa in un modo che si vede il mare da una parte e dall'altra, dal porto fino a passare. Comunque una volta con la mano vedi tutta la città, non è grandissima, guarda con la mano che questo è molto più grande. E questa è la mia cosa. Il gesto montagne russe. E c'è qua. Passate sotto. Qua sotto. Passa sotto. Ah, un altro metodo. Non c'è da fare. A me queste cose che mi piace tanto. Cioè mi piacciono i giochi sotto. Le montagne russe ci sono. Sono da qualche parco. Ci sono davanti. Un parco forse ce ne sono tanti. Due in particolare. Ok. Vediamo cosa. Allora, vediamo cosa. Allora, adesso stiamo a vedere. Vediamo un po'. Adesso se ci stiamo anche la prossima volta, che qua non vai. Sono tante cose a vedere, adesso vediamo quante vediamo oggi. Allora, che sta? Questo. Ah, questo mi piace perché mi interessa molto. Vediamo questo qua. Che da un'altra parte, non è qua. Sempre io qua, apro un'altra zona. Ecco qua. Higher Model Railway Museum.
哇，有些不能稍微说保存，但最好一小点那个什么这，等下回我。啊，没有啊，不什么用的。为什么没得？没得？你虽然不用言语，没得理，为什么？啊，那没有言语，我们他们要搞，要不管事，要不管事呢？哇，还有相聚啊，还有。那算了，不需要你，你的动物当然都不需要。啊，高是不需要你，大半台。有，包括说三环，包括云，你说哪条线过出来？你原我帮你过一过。现在那个点什么叫？发现要花什么？要花，要不我要三万，你知道我必须要报出去，就是给他去一个地方子。别的咱们去，我们去。那环境有什么华为也就是去都那，华为都是是搞的，是把巴西个个不然就为什么不然的？你这不是说他第几次搞的？说白的话，你要给他，就 AK 谁学不到，还是不到，那些说谁学不到，不行，就不会摸出什么手。说好说干嘛干赢，也不塞说吧，塞回去吧。啊要，哎呦，我把那块的我比说谁学的？哎呦啊，我是不是说老的？你说说老的话的话，我非洲那里我都比较了。我也是说，不然呢？L'ultima episodio ho visto oggi pomeriggio, ho visto un film là, e da ieri a oggi ho visto, no, in 3 giorni ho visto, beh, mi piace moltissimo quello là, sei stata a Bioshock, quindi Bioshock ci voglio giocare, non sapevo manco esistesse, ho detto io, non so, aspettissimo i giochi, Bioshock, e comunque mi piaceva molto, questa cosa posta più politica, un po' futuro retro, questa cosa degli anni 50, questa cosa la bomba, quindi si fa un po' appunto la paura. E c'è gli anni 50, 60 appunto della guerra atomica, e da lì ha costruito questa cosa, poi hanno creato questi rifugi dove ci sono queste gente che si è rifugiata sotto un mondo che è finito tutto allo spazio con la bomba atomica, e sopra si è creata una civiltà così un po'. A Mad Max, no? Così, posso proprio dire. E poi beh, mi piaceva tantissimo, mi piaceva proprio, quando vedo di vedere la seconda stagione, chissà quando uscirà, speriamo magari l'anno prossimo. E mi piaceva molto. I personaggi costruiti bene, anche i vari passaggi, anche i vari social interviste, ma guardate, mi piaceva costruito bene. I due piani temporali che fai dopo gli anni 50, prima che succedesse il disastro e poi quello che è successo dopo, mi pare che il personaggio di Lucy riesce poi da questo vault chiamato così, rifugi sotterranei, ci sono queste persone che sono rimaste lì. E poi ti spiega tutto questo, poi spoiler perché non conosce la storia. Poi non so quanto è fedele al videogioco, a grandine sulla storia. Una serie di videogiochi, io sono stato fatto in 4-5 videogiochi diversi. Poi sono appunto grandi, bei personaggi, Bill Gunn, questi qua che chi è sto pure. Mi piaceva molto, assolutamente, non vedo di vederlo in seguito. Questo periodo sta venendo fuori, questi anni ha fatto un sacco di serie tratte da videogiochi. Mi ha fatto Last of Us, non era mai, mi è piaciuto. Insomma, mi è piaciuto abbastanza. Ah, mi sono convinto a tratti, mi sta piacendo, due stagioni mi sta piacendo tantissimo. Vedo la terza stagione che mi sa, non so se sarà l'ultima, è molto bello, mi è piaciuto. Adesso sto Fallout, beh, mi sta piacendo moltissimo, mi è piaciuto molto, ho 8 episodi, l'ho visto proprio un dietro l'altro, e con tutti gli ultimi 3, ho visto oggi pomeriggio, mi sono messo lì e ho visto.
que mucho más me tengo de como Gaddafi. Y es un video, un salse. Mi piaceva molto, mi piaceva molto il personaggio, la storia sul quadro, perché scenografia sulla ambientazione, sul deserto, città distrutta, post-apocalittica, insomma, bello, mi piaceva molto tantissimo. Lo consiglio sicuramente di vedere. È cominciata questa cosa della pubblicità che dà, no? Su un Prime, guarda, perché guarda che ha fatto questa cosa, dopo un po' di vedere anche la pubblicità. Però insomma, non è che tanto imparente, insomma, 10-15 secondi, un paio di volte. Che poi pubblicità, insomma, muori lì perché insomma, non è che fa vedere spot pubblicitari, fa vedere solo gli altri programmi che dà il Prime. Quindi, perché, capisco che ci vuole in questa cosa, insomma, perché, sì, vabbè, si fa un'autopubblicità, perché insomma, non è che si fa pagare sponsor, perché c'è spazio pubblicitario di aziende come la TV, no? Quindi fanno vedere solo altri video spot di altre serie che fanno vedere sui loro canali, perché fanno questa pubblicità. Però, insomma, sul nuovo programma, 30 secondi di pubblicità, in due pezzi, perché è tanto fastidio. Però sta cosa che uno deve pagare per fare vedere la pubblicità, insomma, non è tanto questa cosa bella. Insomma, dopo uno paga, quando avete pagato, devi pagare di più per non vedere la pubblicità, insomma. Però anche sul Crunchyroll faceva pubblicità, no? Però non paghi. Cioè, se paghi, non vedi la pubblicità, se non paghi, la vedi, insomma, lo stesso paghi le pubblicità di quello che fanno. Però a me questa cosa mi piace proprio. Perché su tutti comincia a fare questa cosa, che anche Netflix e cose, e quell'altro, e Disney Plus, insomma, fa tutti. Se è un video, questa cosa, dopo uno paga, deve vedere anche la pubblicità. Non mi piace. Però, sei tanto. Io mai c'è da fatto capire. E poi niente, cosa ho visto? Allora, ho visto, beh, House of Lynch, ho detto, questo sono il primo episodio. Ancora non sono andato avanti. Discovery, ho visto Star Trek Discovery, ho visto il primo episodio. Adesso speriamo che esce così. Ancora devo dire Shogun, ancora non ho visto. Proprio devo vedere, ma ancora non ho tempo. E che ho visto un po' di film invece. Ho visto qualche filmetto. Ho visto un paio di film su Amazon Prime. Allora, ho visto L'Università della Notte, fine 2020, fantascienza che quello. E bello, mi è piaciuto. Un film fantascienza quasi d'autore, da insomma, quei film un po' così, un po', non si vede mai gli alieni, niente. E anche quello ambientato negli anni 50, e che faceva di punto una serata in cui c'era una cittadina, mi pare, in Nebraska, e sono arrivati gli alieni, cioè arrivati, già che si è visto alla fine della solare, dei segnali che arrivavano, passavano le lettere, la stazione radio e sul telefono, che c'era appunto una centrale di Instagram, recuperato, guardato, diceva, che bello. Durava tanto, un'ora e mezza, un po' scopo che fai due o tre notti, però è bello, una cosa che parla anche di rapimento degli alieni, la storia è quella, però bello, molto suspense, e del 2020. Poi ho visto sempre su Prime, ho visto un altro film, non l'ho mai visto, L'uomo che venne dalla Terra, del 2007, come sarà stato un film più intimo, come è girato. Si chiama, si vede la differenza tra i film da cinema e i film di TV, lo stile, il colore, quando si può vedere come la pellicola. E comunque, questo può stare un film molto, anche molto filosofico come film. Comunque, le persone che parlano, tu dentro la casa, dentro un pomeriggio che stanno a parlare, perché ovviamente c'è quasi niente. E la storia è appunto di un professore che va via, professore che ti dicevo, che ogni 10 anni va via perché sta andando via, e qui qua per stare addio, i suoi colleghi lo vanno a trovare a casa, vengono via, e si mette a parlare, rispondono, insomma, più nemmeno, e viene fuori la cosa che lui racconta, che lui è un uomo, no, non è proprio un immortale, ma è un uomo che vive dai tempi,
nei tempi di più di 14.000 anni, se si scopre che lui è un uomo di Cro-Magnon. L'uomo di Cro-Magnon che, appunto, e poi, non si sa per quale motivo, ma tipo una Highlander dei mortali, e vive e sta vivendo, non è mai invecchiato, cioè è arrivato ai 35 anni, l'età, quella lì è rimasto sempre giovane, appunto proprio lui cambia, ogni 10 anni se ne va, e cambia zona di luogo, perché insomma dopo un po' la gente vede che non invecchia, quindi comincia a sospettare. E comincia a parlare, a raccontare questa cosa, un po' come tipo ipotesi, quando un poncino, qualcosa, ma questo mai, il professore, uno di matematica, uno di scienze, un altro c'è una che è studiosa di religione, quindi, e comincia a confutare la cosa, insomma, non crede, un po' chi ci crede, poi chi non ci crede, insomma, e racconta tutto quello che succede, quello che ha visto durante la sua vita, che avvenimenti storici, quindi è passato tutto da dai tempi antichi, i Sumeri, i Babilonesi, i Antichi Romani, fino ad arrivare in America, quindi insomma, Napoleone, America, tutto, la guerra civile, tutto. E racconta, parla, questi anni su, quando un po' scetticamente, ma comincia a credere, insomma. Poi alla fine c'è, quasi sulla fine c'è anche un colpo di scena, proprio che racconta di essere stato un personaggio molto importante della storia, adesso di India, che è proprio sconvolto proprio tutti questi che stava sentendo, si dice, dice di essere stato una persona. E insomma, mi piace poi, l'ho visto, mi piace molto. Non c'è azione, c'è niente, questi che stai lì, 5-6 stai in questa casa a guardare scuole. È molto filosofico come film. Stai lì a fare a discorrere, a parlare e basta. Però bello, mi piace molto, mi piace molto. Del 2007. E qualche altro, ho visto un altro, insomma, non è che ho visto altre cose, sti giorni. Ho visto molti film. E sai tu guarda che non è che ho visto tanto. Non ho avuto tanto tempo, insomma. Ma come devo finire a vedere The Walking Dead, insomma, un po' la sesta stagione, insomma. E pian piano vediamo un po'. E ora all'ultimo che è finito, no? Quindi stavolta stagione è finito. E guardate qua la serie, se quelle 9. No? C'è quelle 9 che hanno fatto quelle cose, che Derry, che hanno roba, poi c'è qualcun altro. Capo solo in inglese, qua come trattato finché non c'è versione italiana. Io voglio doppiare, che non c'è la storia di legge istitutiva. Andiamo adesso al museo. Ah, museo, Railway. Ah, Modern Railway Museum. Vediamo come si dice. Che spiega un po' come sta questo museo. Altro museo con gli altri, quello di vicino. Allora, che sarà qua? Ci sono due. Vediamo un po'. Aspetta, no. Mi si è mosso qua. C'è qualcosa là. Allora, ovviamente ho messo questo. Mi aspettavo la classica esposizione di modellini e basta. Inizia così. Ma la sorpresa finale è veramente grandiosa. Un plastico enorme, enorme. A tema austro-ungarico, molto ben fatto, da ampiezza rotabile ai minimi dettagli. Può sentire veramente la loro impressione che sta dietro tutto questo. Ringrazio anche lo staff che è stato molto amichevole e ci ha spiegato i vari easter egg disegnati qua. Ho sentito che sei voluto rimanere per tutto il giorno, nella mia vita, nella vita. E alla fine un'esposizione di un grande classico. Il mio museo di natura del Giappone, il diorama non contiene solo tre, ma innumerevoli riferimenti ad altri. Moderni antichi, ha raccontato moltissime storie per il personale super cordiale, ha fatto il suo. Insomma, in inglese per noi. Anche dato informazioni di Sverige, è un classico. Vediamo un po' com'è. A me questa cosa mi piace molto, classico. Ho visto su YouTube che si trova anche i video che vanno a vedere i classici, guidare il cammino, ogni tanto vedo. Vediamo un po'. C'è anche qualche video. Di costruzione un classico, guardate. E qua, bello, una stazione in stile austro-ungarico, in treni d'epoca. Miniatura, qua. Qua c'è anche, sullo sfondo c'è anche lo spaccato di cose,
E dal punto di io qua. Hai capito? Adesso c'è qualche video. Questo è un pezzettino di Joao. Vedi Trump adesso. Poi vai all'edificio dei centri. Poi vai ai modellini. Motivo. Ah, questo è quello la montagna sospesa che abbiamo visto anche l'altra volta. Che mi dai io qua, dove l'altra parte. E comunque questo è quello già che c'è avuto in Germania, c'è cioè, ormai, fate così, sospeso. Ah, qua i vari gradi di grandezza di 3, da quelli piccoli a quelli grandi. Ecco, Z, non so mai Z, la N sapevo, NHO, poi c'è questo qua che la io la io pare, su quelli grandi. La N, io c'ho H, c'ho qualcosa di H, quindi qui sono normali sto. Questi qua a Z non mi sembra un piccolo di più, mi sembra. Cosa di una montagna, se non ci conviene. La N non è l'HO 6,5, perché qui ormai classici, di solito si trova, i torini. La O 32 mm, e invece alla 1, scala 1, alla 1 è 45 mm. Questi sono quelli grandi che si trovano, non so se mai stati a Italia Mia 2, ci sono i treni regia, quelli grandi. Anche la roccia è più grande, però sono questi qua, i grandi, scala 1. Un 32. Ok. Zeta non so come c'è, esiste. Abbiamo fatto così. Quindi vai scala di 3. Un po' qua. Da questi sono tedeschi. Questo per costruire ci hanno messo un sacco di tempo per fare. Non c'è nemmeno una cosa in particolare. Questa poi è che sono reali, sono cos'è, sono proprio fatti così, ma infatti proprio si mette proprio a mano, si fa pare che usurato, pare che proprio il tempo che passa. Qua per un motivo. Qua c'è video, c'è macchina. Ci sono anche tre modelli, anche tre giapponesi. Guarda qua, se ho bisogno, sono altre basi. Qua, questo è DB, Deutsche Bahn, e ferrovie tedesche. C'è il mio video, cosa c'è? C'è qualche video. Video. È un po'. Qualche minuto, pochi secondi, per fare qualche tramo di cammino.
È vero, usiamo i modellini. Ok, invece qua c'è. Ah, si sente la mia voce? Sì. Allora. C'è il testo. Senti lo stesso. Facciamo il microfono destro e poi chiuso. Vabbè, sentite lo stesso. Non c'è niente. E dov'è il... Qua. Chi è il museo? Questo è un museo programma tra i grandi. Grandezza naturale. Chi è il museo? Capo, cosa scrive qua? Si dice... Ah, vedi. Visitata 2023 mattino proprio 15 ugno in gas per tutto ci sta con l'azione Ah, ecco, se c'è la mia mamma, devi entrare da che è il motore di guida, potremmo, a questo è plastici, che corporation. Proprio accanto alla stazione di Shin Takashima sulla linea Minato Mirai. Ma è abbastanza lontano per fare una domanda del Yokohama. Quello che abbiamo visto qua, quello che abbiamo visto. Ah, quindi, ma qui ci sono un po' i classici, un po'. E qua c'è appunto il vagone proprio grandezza naturale. Qua anche qua c'è un po' di questa stazione. Plastico. E qua vicino dentro e queste ricostruzioni vanno come i treni qua c'è il plastico e tu ma come ci ha fatto un po' così. E così vai a te, sai che ok. Non ho visto qua. Allora, poi c'era. Ah, questo qua è Anpanman che sarebbe un personaggio di manga. Un manga. Manga c'è anche l'anime. Museo di Anpanman per bambini, io qua. Museo bambino, insomma. Vediamo. Allora, dice qua. Questo personaggio. Museo Bamba. No, Bamba. Scusa, questo. Ah, Bamba.
pazienti di vari cose, ma insomma, manga per cartoni per bambini, Kodomo, come si chiama, Kodomo, le varie categorie di fumetti di manga e degli anni, questi per bambini, o come hanno i tre dati se a per bambini, sono cartoni per bambini. Dopo sono i cartoni per bambini più grandi, i shonen, e poi i seinen sono proprio più grandi, sono varie categorie. Questo è proprio bambini. A personaggio un po' tipo quello di Tokushi, così. Personaggio per bambini. Vabbè, così insomma, direttamente, non c'è bambini, non portare. Poi c'era un'altra cosa, ma questo mi sono segnato, ascoltate. Questo ho segnato, questo lo facciamo mettere. Ma questo è un mito. Ah sì, ce l'ho messo. Mi ricordo che l'avevo messo. Non trovo questo, no. Adesso ne avevo accusato. Datemi, tutto a posto cosa? Ah, questo qua l'ho visto. Ok. Allora, adesso andiamo a vedere. Andiamo a questo, l'ho visto. Sì. Allora, questa cosa fatti qua, questa cosa fatti qua. Questa cosa fatti qua. Andiamo a fare. Vediamo come si apre. Allora, questo qua. Questo qua, vedete che è scritto in giapponese. Cioè, con il traduttore, ma non c'è. Dice, una cosa da lui. Ecco qua, Pokémon Post, originale Pikachu, Eve. Ma non si può più. Sai, l'ufficio postale che c'è la cassetta della posta, ma questa è la cassetta della posta. Di Pikachu. Pikachu.i Pokémon. Davanti a municipio, qua, c'è un municipio qua, ma qua c'è poco. Abbiamo fatto questa cosa, questo è il punto Pokémon della città di Yokohama, è una delle due cassette della posta. Questi sono due di Pikachu e Eve. L'altro è l'app di fronte al vicino ufficio postale di Yokohama, Sakuragi. Sono altri tombini, circonvenzioni di città. Cioè, che dettagli sono mappe di serie proprio sport di Yokohama. Ci sono anche i tombini per terra, i disegni. Ah, questo è davvero, è l'evoluzione dell'altro Pikachu. E qua, mettiamo a vedere le foto. Sono le cassette per la posta, non si butta con cui vedete, o sopra Pikachu. Questo sono la statua di Pikachu. E questo è il cioccolato, no? L'altra cosa. E sempre un'evoluzione del Pikachu, deve essere. Sono come mi ricordo l'altro, di Pokémon. Videogioco ci ho mai giocato. E ho visto solo una serie TV qua, la prima, quella di Favo, l'ho intesa. Dopo ho visto. Non ho più seguito. I Pokémon non è che mi interessano. Ma che film pare, ho visto solo. Neanche ho visto niente. E qua si vede anche la grandezza, è abbastanza grande, insomma. Questa è la grandezza naturale, insomma. La grandezza come grande Pikachu. Come sarebbe grande Pikachu se esistesse veramente. Quindi è quella la grandezza di Pikachu. Sarà fatta questa cosa, sarà plastica, vedete che qua. Insomma, ci l'abbiamo, sa che è plastica, insomma.
Capito. Vabbè, è una cosa particolare, insomma. Ma cosa dire a te? Proviamo di qualcosa di bello. Più interessante. Allora, vediamo questo qua. C'è anzi archeologica, no? La zona archeologica stava qua. Stava qua. Andiamo a vedere. San Claudio Archeological Site. Questo è un po' fuori. Da qua. Un po' più verso l'interno, ma manco tanto, insomma. Un po' più verso l'interno. La zona archeologica. Vediamo qua c'è. Qualche centro storico di Europa di Fegne, qualche spiazzo, usando 5 soprattutto storico di Yokohama, superpesca e ancora superpulita, arrivare a rovine dopo aver attraversato alcuni luoghi meravigliosi da cui potrai vedere molte fuci così magnifico anche da Yokohama, altitudine 55 metri. Ci sono resti di abitazioni di Pietro Giomoni, Yayoi e Kofun, sempre da questo è giapponese. La dimostrazione è che le persone hanno vissuto in questa zona per molto tempo. Mentre paghi in persona la struttura di più di 100 metri. Alcuni come questa sarebbe solamente stato un castello in montagna durante il periodo Sengoku, ma non ci sono rovine e castelli. Immagino che non ci fossero campi di riso e di gomi. In altre parole non c'è alcuna gestione. Se vuoi scoprire, molto più difficile. Qui ci sono reperti appunto in epoche preistoriche. Quindi Jomon, Yayoi e Kofun. Andiamo. Sarebbe il periodo età del ferro, età del bronzo. Quei periodi. Qua, andiamo. Questo è bello. Vai tu, vuoi le cose. Vuoi costruire le capanne? Qua c'è avuto. Gli aperti che ha trovato scavando. E costruzione delle capanne che avevano i tempi. Dentro interno il bambù. Questo è proprio il periodo di abitazione. Quello è mai. Esatto, c'è anche la parte di un museale con i reperti che hanno trovato durante gli scavi. Qua poi dicevo che è il primo. I vari edifici, e qua c'è la mappa. E vediamo, dai. Sito archeologico quindi della zona Santo Dai archeologico site questo qua vediamo cosa questo qua mi sa che non abbiamo già visto quello non mi ricordo quello abbiamo già visto non mi ricordo mi sembra no. E poi ho cancellato le mie cose. Ma che diamo idea cosa ci abbiamo visto. Non credo che abbiamo visto. Controllo. Amico. Quindi il museo di Yokohama Town Museum. Il museo di Yokohama.
Scusa, ma è la storia del francese di mio padre. Non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Poco messo. C'è più invece. Cos'è qua? Questo. Questo mi sa. Ma c'è il museo. Yokohama City Bus, Tanigashi Office. C'è qualche museo, c'è Kabuya di museo. Abbiamo qua il foro. Questo l'abbiamo visto, no, non l'abbiamo visto. Museo. I tavoli storici che c'è una volta. Adesso mi pare che in età non credo ci siano più. Ecco qua. Qua c'è i costi, i treni. Mi salutiamo. Bene, vai, dai, bene. Bene, anche questo. Allora, un attimo, qua. Ok. Vogliamo altra cosa? C'è qualcos'altro? Ah, no. Che altro c'è? Questo qui abbiamo visto, non so, abbiamo visto questo. Qui non abbiamo visto, no? Grand Street, Cosmo World. Ma questa è un'altra cosa, un'altra parte del parco del Timedic, è vero grande, guarda che sull'isola tutto. Parco del Timedic grande. La zona qua che c'è la stazione di missile Calima Street. Quindi la zona del porto qua c'è queste attrazioni turistiche. Tanto qua da parte il porto, cioè, l'ho visto prima. Qualcosa qua, abbiamo su qua. E anche dall'altra parte c'è un'altra zona qua, di parco di attività. Secondo il porto. Ok. Poi c'è un'altra cosa. Allora, questo qua, questo è il negozio su lì. Yokohama Daisekai, mi sembra no. Questo non l'ho visto. Sicuro di panna, questo è un so di tre che l'ha gelato. L'ho visto questo. A tutto, sono di tre che l'ha gelato. Questo l'ho visto. Che negozio di souvenir potrebbero essere tutti oggetti della città.
E ah, ultima cosa da vedere questo. Questo l'abbiamo visto. Allora, qua ma a storico Gallery. Qui c'è un altro museo di ferroviario. C'è la galleria qua. Risposta alla storia ferroviaria con bandiera di Milano e Simaco. Locomotiva vapore, locomotiva che corriva realmente, questa è la decima e 10 locomotive ingegneramente incontrate da Inghilterra come prima locomotiva ferroviaria del Giappone, ed è l'unica che esiste ancora. Ma qui 10 locomotive incontrate da Inghilterra. La stazione di Sakura Kicho è piuttosto famosa come ex stazione di Yokohama, ma anche la prima stazione ferroviaria del Giappone, una stazione di fermo di treno. La stazione di Sakura Kicho, Sakuraki Kicho, non è uscita su della strada su della piattaforma su allora, la stazione insomma questa è la vecchia stazione di Yokohama, qui dove stava qua, dopo aver fatto la vecchia stazione di Yokohama, è questa qua. Cioè, stavo comunque, questa è l'ultima rimasta delle 10 locomotive che vengono importate da Inghilterra. E qui ho locomotive che vengono usate in Giappone. È messa qua al museo. Il piccolo che ti do. La Italia. Allora, niente, avevo qua, ma ho visto tutto quello che c'era, insomma, altri posti perché c'è interessante a vedere, quindi la prossima volta mi sa che faremo un'altra città. Ma un'altra città e qui c'è un altro giù a vedere. Ci deve essere un'altra città che non è capoluogo, ma sempre quella zona, che è abbastanza importante, la prossima vediamo quella sogno, e vedere, lo posso organizzare. Provare la scheda, insomma, vediamo. Controllo mai. Come trattato continuiamo a vedere tutti i vari capoluoghi di prefettura, più altre città di importanza storica, turistico-storica, ci sono in Giappone. Già abbiamo visto Nikko, abbiamo visto la carta di Kamakura. E vediamo altre città. Allora, fine live, non ti avevo fatto la live, intanto fine live. Allora, come ci vediamo sabato prossimo, per martedì o martedì, faccio una volta messa sicuro che parliamo di manga, ho fatto qualche discorso, e vediamo qualche martedì, adesso vediamo se riesco a organizzare qualcosa, di qualche altro argomento. Vuoi fare dei video, proprio di girare dei video, non live, ma proprio dei video, da farmi vedere, sto preparando adesso delle cose, appena posso, di pubblico, sul canale YouTube. Quindi spero sia stato interessante, abbiamo visto cose belle, sono interessanti, da vedere, okay. Mi piace da qua e vediamo. Allora, quindi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, costa niente, basta cliccare sulla campanella e entrate fuori del canale. E se volete sostenere facendo piccola donazione, tramite Stream su Coffee.com, evidentemente un lato, il paio sia un po' che l'altro, un po' di donazione. E poi se volete acquistare il mio book, trovate a 5 euro su Amazon. Se facendo queste cose potete sostenere il tuo pagina. I vari social, quindi qui su YouTube, fate tutte le varie playlist, parliamo di market, tutto il giapponese, c'è il giapponese, altri giapponesi, lingua giapponese, trovate tutte le varie playlist, i video che ho fatto, facciamo appunto il sound, come si fa, trovate, che giriamo e spieghiamo il giapponese con Maps, i video che ho fatto in Italia, con lui si giocano in giapponese, questi video che ho fatto girando con le bici, adesso a poco farò qualcun altro, e
semplice bici, vabbè. La cui già poi c'è qualcos'altro da vedere. E poi ci sono gli altri social, quindi oltre al canale YouTube trovate canale, la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi quando faccio l'orario, anche stamattina mi sono fatto l'orario, anche domani ho comunque il link del video che pubblico, poi c'è un po' Facebook, poi c'è Instagram dove trovate foto, se ti rimane ti tocco di video a me, tocco anche a chi ha i video, se volete contattare in modo diretto, potete usare anche a me. Quindi a questo punto, ci vediamo sabato prossimo, adesso vediamo se che città deve c'è da vedere, devo vedere, devo organizzare, devo provare la scheda, quindi alla prossima settimana. Quindi, un saluto a tutti e a tutti, buonanotte e alla prossima.